Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi il nostro obiettivo è quello di concentrarci sui moti europei del 1820-1821. Come vedete, l'immagine che vi ho messo rappresenta una raffigurazione appunto di uno di questi moti, in particolare questo è tratto dal moto siciliano, come vedremo tra poco. Sono moti molto importanti perché rappresentano il primo tentativo da parte delle élite liberali, e questo ci ritorneremo, ma già da subito occorre volgere la nostra attenzione. I protagonisti di questi moti furono le élite liberali, appartenenti molto spesso al mondo della nobiltà e degli ambienti militari. Ecco, fu il tentativo da parte di questa classe sociale di rovesciare quello che abbiamo definito la volta scorsa il concerto europeo, cioè quell'ordine politico, geopolitico che si affermò nel 1815 dopo l'età napoleonica con il congresso di Vienna e quindi con l'età della Restaurazione. E come vedremo, questi moti esplosero in diverse parti d'Europa contemporaneamente. In particolare in quegli stati, in quelle realtà politiche che avevano conosciuto le forme più dure della Restaurazione, e quindi in quelle realtà dove le concessioni liberali che erano state ottenute durante l'epoca napoleonica, vale a dire fondamentalmente due cose, le costituzioni e i parlamenti, furono radicalmente repressi con la Restaurazione. Intanto, il primo elemento da notare, su cui concentrarci, è capire un po' meglio chi furono i protagonisti di questi moti, e ve lo dico qui, furono le cosiddette società segrete. E queste società segrete che si diffusero in tutta Europa, a partire dal sud Italia e dal centro Europa, e che molto spesso furono costruite all'indomani della Rivoluzione francese, come tentativi nelle diverse realtà europee di riprodurre quello che aveva portato appunto la Francia a trasformarsi radicalmente negli ultimi anni del Settecento e di riprodurre quindi anche i vari club che erano nati in Francia a quel tempo. E dicevo che queste società segrete si espansero a partire dal sud Italia e dal centro Europa, e furono protagonisti appunto di questi moti che nel 1820-21 si registrarono, come vedete, in Spagna, a Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie, a Palermo, non la capitale ma uno dei centri nevralgici dello stesso regno, in Piemonte e in Grecia, in cui appunto questi moti rivoluzionari avevano l'obiettivo di rovesciare la situazione e costringere soprattutto i sovrani a concedere delle costituzioni e quindi ad avere delle leggi scritte che potevano in qualche modo limitare e anche controllare l'autorità dei sovrani. Noi non vedremo quello che successe nel 1825 in Russia, anche se per certi aspetti assimilabile, lo nominiamo soltanto adesso perché nel 1825 in Russia un gruppo consistente di militari e di comandanti militari si ribellò all'autorità dello zar Nicola I e marciò su San Pietroburgo. Per questo a dicembre 1825, per questo i protagonisti del moto si vennero definiti decabristi, dal nome dicembre in russo. Però i decabristi, appunto i protagonisti di questo moto, furono respinti e repressi dalle truppe rimaste fedeli allo zar. Non lo nominiamo perché questo tentativo fu abbastanza marginale, venne anche dopo, ma fu abbastanza marginale per comprendere gli eventi che adesso accadono in Europa, anche se appunto fu importante per la storia della Russia, perché fu il primo tentativo in qualche modo di rovesciare l'autocrazia dello zar. E la repressione fu molto dura. Si inaugurarono dopo questi moti, questo moto del 1825 in Russia, anche i campi di lavoro. Coloro che furono arrestati dalle truppe dello zar furono
poi rinchiusi e deportati nei campi di lavoro in Siberia, che poi diventeranno sempre più tristemente al centro della politica repressiva, prima degli zar e poi molto dopo, un secolo dopo, del governo bolscevico, ma su questo ci si concentrerà il prossimo anno. Adesso torniamo a noi, torniamo all'Europa e vediamo un po' meglio chi furono i protagonisti di questi moti. Abbiamo detto le società segrete, erano appunto società che derivavano in parte, come abbiamo già detto, dalla situazione rivoluzionaria in Francia. Molti prendevano a riferimento i club francesi, ma facevano anche ampio ricorso ai simboli e alle manifestazioni rituali della massoneria, questa organizzazione che abbiamo già incontrato, è nata all'inizio del Settecento in Inghilterra e in Francia, organizzazione che deve, deriva, il cui nome deriva dai Freemasons, dai liberi muratori, lavoratori, intellettuali del tempo, i cosiddetti Freemasons. Era nata questa associazione per diffondere il pensiero illuminista. Ecco, queste società segrete dell'Ottocento, del XIX secolo, prendevano un po' spunto dalla massoneria, in particolare dai riti segreti e dalle riunioni segrete tipiche della massoneria, in cui appunto avevano riti di iniziazione che rispondevano anche un po' all'esigenza di segretezza per evitare la sorveglianza stretta dei governi e delle grandi potenze europee. Per entrare in queste società segrete, vi erano diversi gradi di iniziazione, solo chi percorreva tutta la gerarchia poteva conoscere, diciamo, gli obiettivi definitivi, ultimi di queste società. La più nota, quella che assolutamente dobbiamo ricordare, fu la carboneria, nata nel Regno di Napoli da generali francesi, quindi da generali napoleonici, probabilmente anche in contrasto con Murat, Gioacchino Murat, il re di Napoli dal 1808. E da lì poi, dal Regno di Napoli, si diffuse un po' in tutta Europa dopo il 1814, cioè dopo l'epoca napoleonica. Era organizzata la carboneria in vendite, che sono appunto le equivalenti delle logge massoniche, cioè raggruppamenti regionali nelle varie città, nelle varie regioni d'Europa, che non aveva una precisa ideologia. Negli anni della Restaurazione, i suoi membri, che tra loro si chiamavano cugini, si diedero l'obiettivo principale di richiedere nei loro paesi una costituzione e che avesse come riferimento quella di cui avevamo già parlato nel corso dell'epoca napoleonica, cioè quella spagnola del 1812, la famosa Costituzione di Cadice. Abbiamo messo alcuni simboli, questo è il simbolo classico con la squadra del compasso e la G che probabilmente fa riferimento a The Great Architect, il grande architetto, o alla parola God, cioè Dio in inglese, è il simbolo classico della massoneria. Questa fu la bandiera invece della carboneria. Carboneria che quindi, diciamo, con la massoneria ha in comune l'aspetto della segretezza, dell'iniziazione rituale e del legame intimo e forte tra i vari soggetti che la compongono. Anche le stesse, diciamo, parole richiamano ampiamente quella della massoneria. I massoni si chiamano fratelli, i carbonari si chiamano cugini, però insomma c'è grande influsso sicuramente dell'ideologia massonica, anche se gli obiettivi della carboneria nascono nell'Ottocento e hanno a che fare strettamente, almeno in questa fase, con obiettivi politici e in particolare con l'obiettivo di ottenere una costituzione, mentre quelli della massoneria potremmo intenderli come obiettivi principalmente culturali. Ma non ci fu solo la massoneria, scusate, la carboneria, ci furono anche altre società segrete, alcuna, forse la più famosa fu quella dei Sublimi Maestri Perfetti, importante perché fu fondata dal rivoluzionario che vedete qua nell'immagine, cioè Filippo Buonarroti, che se vi ricordate avevamo già nominato quando, come rivoluzionario, per esempio, presente in Francia,
1796, al tempo della cosiddetta congiura degli eguali, guidata da Babeuf, Gracchus Babeuf, da cui Buonarroti prese riferimento, e dopo quell'esperienza arrivò in Italia, costruì una sorta di repubblica rivoluzionaria a Oneglia, presso Imperia, nell'attuale Imperia, che ai tempi non esisteva, c'erano Oneglia e Porto Maurizio. Ecco, a Oneglia fondò questa repubblica rivoluzionaria ispirata ai principi della rivoluzione francese, e poi da lì Buonarroti dedicò la sua vita all'attività politica, all'attività in particolare di sobillatore e anche rivoluzionario rispetto ai governi stabilitisi in Italia dopo il congresso di Vienna. Quindi un grande rivoluzionario a cui si ispirarono poi molte delle altre società segrete, per esempio quella della Federazione Italiana, in cui militava un altro rivoluzionario importante, Federico Confalonieri, oppure un'altra società segreta, questa invece attiva in Francia, fondata da Blanqui, rivoluzionario importante nel 1834, la Società delle Famiglie. Tra l'altro, prendo spunto perché nel vostro libro c'è un documento molto molto interessante, a cui vi rimando, alle pagine 314 e 315, in cui riporta una fonte interessantissima, il vostro libro, perché riporta l'esame che per un candidato desideroso di aggregarsi appunto alla Società delle Famiglie, quella fondata da Blanqui, dove, che è interessante perché è proprio un test, ci sono brevi domande a cui chi era desideroso di entrare nella società doveva rispondere in un certo modo, e che ci rivela in qualche modo anche l'ideologia di questa società segreta, che era appunto, in questo caso, il sovvertimento, si incentrava su il cambiamento, la rivoluzione in Francia, in nome della lotta ai ricchi, ai potenti e al vil denaro per l'emancipazione delle classi più povere. Queste sette in particolare, che si formano in Italia, si formano nei luoghi particolarmente soggetti all'autorità dell'impero austriaco, in particolare nel nord Italia, stiamo parlando del Lombardo-Veneto, ancora più in particolare, oppure si svilupparono nel sud Italia, nelle zone in cui, appunto, nel regno delle Sicilie era stata restaurata la dinastia borbonica, ma anch'essa legata strettamente all'impero austriaco, che abbiamo già detto essere sostanzialmente il grande padrone della penisola italiana. L'unico regno veramente autonomo era il regno di Sardegna, che aveva la sua base, la sua capitale in Torino. Ed erano società, come già ricordato, i cui esponenti più importanti erano appartenenti alla nobiltà e all'ambiente militare. Questo aspetto è molto importante perché ci dà già la chiave per capire perché questi moti fallirono, i moti del 1921, che cominceremo a vedere tra poco. Sostanzialmente perché, oltre per l'intervento, come vedremo, delle grandi potenze europee che repressero questi moti, in particolare attraverso la Santa Alleanza e poi la Quadruplice Alleanza, ma anche perché non furono guidati da un grande movimento popolare. Restarono, diciamo, dei moti che erano più che altro tentativi di una elite di smantellare l'ordine vigente, e quindi non riuscirono a coinvolgere le grandi masse popolari. Vedremo che invece il coinvolgimento delle masse popolari sarà importante per gli altri due periodi che vedremo più avanti, in particolare per i moti del 1830-31 e per i moti ancora di più del 1848, che lì sì, in quell'occasione si modificò poi il grande concerto europeo nato a Vienna, e infatti, come sapete, come abbiamo già detto la volta scorsa, la cosiddetta età della Restaurazione è databile tra 1815 e 1830, che è proprio l'anno in cui poi scoppiano i successivi moti.